Buon pomeriggio e ben trovati con questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo del sisma del centro Italia, in particolare con lo sciame sismico che non si arresta e in questa giornata si sono registrate due scosse di una discreta entità, comunque superiori al 4.0. L'ultima alle 12.18 di magnitudo 4.5 ed epicentro nel Maceratese, una scossa di terremoto che è stata avvertita anche nel centro reatino di Accumoli, proprio mentre sotto il tendone del campo sfollati stavano dando comunicazioni alla popolazione il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il commissario alla ricostruzione Vasco Errani e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La scossa, ripetiamo, di magnitudo 4.5, durante la scossa Curcio ha interrotto il suo intervento e alcune persone si sono lievemente spaventate. Il movimento tellurico sentito ad Ancona è stato avvertito anche ad Arquata del Tronto, era piuttosto forte, hanno riferito, e ovviamente la scossa tellurica si è avvertita anche a Macerata. E la scossa precedente di magnitudo 4.3 si è registrata nel corso della notte alle ore 3.34 con epicentro in provincia di Perugia ad una profondità di 11 chilometri. La scossa di questa notte è stata chiaramente avvertita dalla popolazione nella zona di Norcia e molte persone sono scese in strada per la paura, ma al momento non risultano feriti. Lo riferisce proprio il sindaco di Norcia, Nicola Lemanno, precisando che vi sarebbero stati dei piccoli crolli sulle mura antiche della città e in altri punti già danneggiati dalle precedenti scosse. Verifiche più approfondite sono tuttora in corso. E queste due scosse di 4.5 e 4.3 rispettivamente sono state provocate dall'attivazione di nuove faglie. Lo rende noto un sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Massimo Cocco, che dice: si sono attivate nuove faglie secondo l'andamento teorico noto, il quadro di interpretazione della situazione non cambia. Ed ora continuiamo a parlare di sisma, ma sul versante della ricostruzione, perché stamani ospite della festa nazionale di Sinistra Italiana in corso di svolgimento a Pescara, l'onorevole Stefano Fassina ha parlato dell'importanza di far presto sul fronte della ricostruzione post terremoto. Una presenza illustre alla festa nazionale di Sinistra Italiana oggi a Pescara, l'onorevole Stefano Fassina. Questa mattina si parla di amministrazioni locali e di governo delle amministrazioni, quanto è difficile oggi amministrare anche alla luce di quello che sta succedendo per esempio a Roma. È difficile perché il quadro nazionale non lascia spazio sostanzialmente alle amministrazioni locali, ai sindaci, di intervenire sui problemi più urgenti delle città. Negli ultimi anni i vincoli del patto di stabilità sono stati sempre più soffocanti, mentre a livello comunale le necessità di agire sono diventate sempre più urgenti. Quindi noi stamattina vogliamo provare a definire degli obiettivi concreti da portare avanti in vista della legge di stabilità che a ottobre arriverà in Parlamento. In particolare con la richiesta di finanziamenti per investimenti per la messa in sicurezza del territorio. Dopo le tante belle parole che abbiamo sentito a Amatrice, che abbiamo sentito a Arquata in questi giorni, è necessario intervenire. Ovviamente servono i soldi per la ricostruzione di quel territorio, ma serve un piano pluriennale di investimenti per mettere in sicurezza il nostro territorio in tutta Italia. Quindi noi presenteremo un emendamento affinché questo piano possa essere finanziato, si possa andare anche a sforare il limite del deficit che abbiamo come obiettivo, perché gli investimenti per la messa in sicurezza antisismica del territorio sono importanti per la vita delle persone e servono anche al rilancio dell'economia.
Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ieri all'Aquila ha riproposto il tema delle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post terremoto, un tema tornato di stretta attualità dopo le recenti inchieste della magistratura e a seguito del sisma dello scorso 24 agosto. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, nell'ambito della conferenza dell'operazione Isola Felice condotta dai carabinieri dell'Aquila, ripropone l'utilizzo del sistema operativo CRASI, sistema operativo che incrocia i dati della prefettura e degli enti locali per una trasparenza nell'impiego di ditte edili nella ricostruzione. Esiste un modello L'Aquila anche in questo, esiste il modello CRASI, CRASI sta... è un acronimo che sta per Centro Ricerche Analisi per lo Sviluppo Investigativo, lo presentammo alcuni mesi fa qui all'Aquila con Fausto Cardella ed è il sistema informatico che consente, incrociando i dati raccolti intorno alla ricostruzione attraverso le varie fonti che riguardano la ricostruzione, cioè dai decreti di urgenza fino a tutte le informazioni che possono essere raccolte dalle prefetture, dagli enti, presso le prefetture e presso gli enti locali, incrociare questi dati con la base dati del sistema informatico della Direzione Nazionale Antimafia consente di verificare appunto possibili, come dire, collegamenti fra i soggetti imprenditoriali che tendono, aspirano, concorrono a entrare nell'attività di ricostruzione e le organizzazioni mafiose, e quindi consente di prevenire la infiltrazione delle organizzazioni mafiose fin dal momento che io considero critico da questo punto di vista, è il momento degli affidamenti dei lavori di somma urgenza, perché lì è il momento più rischioso, quando si tratta di rimuovere le macerie, di smaltire le macerie in condizioni di legalità e nel rispetto della legge, quando si tratta di eseguire opere di puntellamento degli edifici pubblici e privati che ne hanno necessità. Quando si tratta di portare la manodopera, quindi l'attività di intermediazione di manodopera, e abbiamo visto, ricordo, la non lontana indagine svolta brillantemente dalla Procura Distrettuale dell'Aquila, che colpì l'organizzazione del clan dei Casalesi, che intermediava illegalmente manodopera nella ricostruzione privata qui, diciamo, nel territorio dell'Aquila. Ecco, quando si tratta di fare tutto questo bisogna porre la massima attenzione e vedere a chi si affidano i lavori. A Teramo continuano le verifiche sugli istituti scolastici. Dopo il Pascal, fortemente lesionato, è stato dichiarato inagibile anche l'istituto tecnico Comi, mentre al liceo classico Delfico bisognerà far partire subito i lavori per la messa in sicurezza della facciata. I tecnici della Protezione Civile, dopo una giornata di lavoro sulle scuole della provincia, hanno dichiarato inagibile per lesioni strutturali l'istituto tecnico di Viale Bovio, che ha ospitato quale sede provvisoria il Conservatorio Braga. La scuola, scrive la provincia di Teramo, è già destinataria di un finanziamento per il miglioramento sismico, essendo fra quelle che l'ente aveva inserito nel piano per la messa in sicurezza delle scuole dopo il terremoto del 2009. Il progetto, circa 1.250.000 euro, servirà proprio a rafforzare la resistenza della struttura ed attualmente è all'esame della sovrintendenza dei beni culturali. Il sopralluogo al classico e al convitto ha riproposto l'inagibilità dell'ultimo piano, chiuso dal sisma del 2009, mentre ha evidenziato la necessità di mettere in sicurezza la facciata. Nessun problema invece all'interno del liceo con le lezioni che potranno riprendere regolarmente. Anche il Delfico di Teramo, scrive sempre la provincia, è destinatario di un finanziamento del piano nazionale scuole sicure, 1.167.000 euro, per sistemare il tetto e riaprire l'ultimo piano. Così come per il Comi, il progetto redatto dalla provincia è all'esame della sovrintendenza. E sulla situazione delle scuole nel Teramano abbiamo ascoltato il presidente della provincia Renzo Di Sabatino, presente ieri nel vertice di Montereale, nell'Aquilano, vertice dove era presente anche il neo commissario alla ricostruzione Vasco Errani.
Sì, il commissario Errani è stato molto chiaro. In questa fase quello che è importante è fare le schede EDES, cioè verificare appunto i danni delle nostre scuole, perché poi quelle saranno, diciamo, la cartina di tornasole per eventuale risarcimento e anche messa a norma. Altra cosa è la questione della vulnerabilità delle scuole, quello è un programma più complessivo che riguarda il governo e riguarda, diciamo, altre linee di finanziamento. Tra pochi giorni inizierà il nuovo anno scolastico, ci saranno diversi istituti che non potranno riaprire o comunque non potranno riaprire nelle sedi che c'erano fino a qualche settimana fa. No, in provincia di Teramo riapriranno nelle stesse sedi, alcuni istituti avranno delle porzioni, diciamo, di edificio chiuse per precauzione, anche perché necessitano di lavori di miglioramento. Che cosa ha detto lei al commissario Errani e al capo dipartimento della protezione civile? Ma guardi, io ho ascoltato e soprattutto abbiamo ascoltato delle parole sagge. Hanno parlato il presidente della regione, il capo della protezione civile e il commissario. Io sono particolarmente contento che questo incarico sia stato affidato a Vasco Errani, perché ha le capacità, le competenze, l'esperienza amministrativa per poter guidare bene un'opera di ricostruzione che riguarderà anche il territorio teramano. 8 piante di cannabis alte 2,5 metri in un ampio terreno nascosto da un campo di gran turco vicino a una abitazione alla periferia di Orsogno in provincia di Chieti. Le hanno trovate durante un controllo sul territorio i carabinieri della locale stazione, che nella successiva perquisizione della casa hanno scoperto della marijuana già pronta per lo spaccio, nonché una pistola, un fucile e cartucce mai denunciate. I militari hanno individuato e arrestato due persone, padre e figlio rispettivamente di 62 e 38 anni, che risiedono nell'abitazione. I due con precedenti sono accusati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi e munizioni. I due sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Chieti a disposizione del magistrato di turno Giancarlo Ciani. Ed ora cambiamo pagina. Il presidente di Tua, Luciano D'Amico, ha parlato di un nuovo regolamento delle tariffe, non di aumenti, tranquillizzando pendolari e studenti in vista dell'autunno. Presidente D'Amico, passata l'estate, si guarda alla stagione autunnale e invernale, c'è stato un aumento delle tariffe dei biglietti del trasporto pubblico regionale, anche qualche polemica, a dire il vero. Sì, io direi c'è stato un minimo adeguamento. Se confrontassimo le tariffe per chilometro praticate nella regione Abruzzo, perché il problema naturalmente non è di Tua ma di tutto il trasporto pubblico locale regionale, abbiamo ancora le tariffe tra le più basse d'Italia e naturalmente in un sistema di costi crescenti non si può che procedere a degli adeguamenti molto contenuti, decisamente molto contenuti, peraltro con delle clausole di salvaguardia per le fasce economicamente deboli. Per cui direi più che un aumento di tariffe, direi c'è stato un minore adeguamento di quelle che dovrebbero essere le tariffe praticate in tutte le altre regioni d'Italia. Inizia il nuovo anno scolastico, i pendolari possono stare tranquilli, soprattutto gli studenti? Non solo tranquilli, ma quest'anno scolastico lo affronteremo con l'immissione in servizio dei nuovi 36 autobus per quanto riguarda Tua. Non abbiamo alcun problema di fermi tecnici, il programma di esercizio è confermato integralmente. Mi fa piacere cogliere l'occasione per comunicare un dato di cui Tua è particolarmente orgogliosa. Uno degli indicatori di efficienza delle aziende di TPL è l'indicatore che misura il rapporto fra le corse programmate e le corse effettuate. Tua ormai stabilmente si colloca fra il 99,5% e il 100%, il che significa che tranne casi eccezionali, la chiusura di una strada piuttosto che la rottura imprevista di un autobus, riusciamo ad effettuare la totalità dei servizi programmati. Nell'ambito dell'Abruzzo Open Day, domani a Pescara alle 21 ci sarà il concerto gratuito del cantautore serbo Goran Bregovic.
Nell'ambito di Open Day, il progetto di promozione turistica voluto fortemente dalla presidenza della Giunta regionale per far crescere la competitività dell'Abruzzo, domani sera il musicista e compositore serbo Goran Bregovic si esibirà alle 21 a titolo gratuito all'Arena del Mare di Pescara. Noi abbiamo notevoli punti di forza che riguardano la bravura della cucina, la bellezza delle nostre colline, delle nostre terre alte, la qualità anche dei nostri fiumi. Dobbiamo cucire questo accanto anche alla bellezza della nostra tradizione culturale. Cogliamo il linguaggio della musica come strumento per avvicinare, far sapere, per collocarci, per raggiungere migliaia di chilometri di distanza. Noi vogliamo essere immaginati, desiderati, riconosciuti e abbiamo chiesto per fare questo aiuto anche a Banca Intesa, la quale è una banca del territorio che subito ci ha detto di sì. Voglio ringraziare il Dipartimento Turismo della Regione che ha cucito tutti gli aspetti organizzativi e domani sarà una grande festa dove ciascuno libererà se stesso. La città di Pescara, l'Abruzzo, la bravura di questo artista poeta internazionale che riesce a mobilitare l'entusiasmo di tutte le persone presenti e farà parlare di sé secondo me in Europa. La regione non fa a meno del territorio, ma soprattutto non fa a meno dei testimonial del territorio che sono gli MC, che hanno elargito la loro posizione, hanno elargito la loro competenza sul territorio stesso per proporci dei progetti straordinari che avranno vita dal 26 di ottobre al 2 novembre. Di tutto un po', ma soprattutto del meglio di questa regione, e abbiamo avuto la condizione e l'occasione per selezionare quanto di meglio c'è su questo territorio, per offrirlo al gusto e alla possibilità delle altre regioni che vorranno venire qui a conoscerci. A questo aggiungiamo che non siamo assolutamente ignari di quanto accaduto, per cui saremo presenti con la nostra solidarietà per raccogliere fondi durante il concerto di Goran Bregovic per le popolazioni vulnerate da questo terribile sisma. Ed ora andiamo all'Aquila per parlare dell'evento Jazz for Amatrice. Qual è il contributo del Banco del Mutuo Soccorso nell'ambito di questa manifestazione? È un contributo che parte dal concerto che facciamo tanti anni fa davanti alla Basilica meravigliosa qui dell'Aquila. È lo stesso contributo che proviamo a dare ogni volta in onestà intellettuale quando succedono queste tragedie. Il contributo che può dare un artista, quindi trasparenza di idee, onestà intellettuale e necessità di dire che la ricostruzione deve passare attraverso la forza delle idee, attraverso l'onestà, non se ne può più di corruzioni e di brutti giri, perché distruggono più del terremoto, distruggono la speranza. Quindi noi possiamo dare questo contributo. Io penso che un artista, l'unico contributo che può dare di importante è quello di ricordarsi di essere un tramite tra una comunità di persone e quella dimensione metafisica, spirituale, che sono le idee, che sono il sogno, che è la fantasia che crea progetti, che crea percorsi da intraprendere. Sono stato portato qui da due aquilani, mi portavano in giro per la città con un misto fra amore, memoria del dolore provato e sgomento di fare un giro turistico in mezzo alle macerie e al dolore. È stata una cosa molto toccante e mi ha lasciato pensare parecchio. Ho fotografato le gru in questa follia che abbiamo ormai di documentare con icone, tutto ciò che viviamo, per rivedermelo, per ricordarmelo. Ho fotografato le gru per aiutare la mia speranza, che possa veramente cambiare qualcosa. Ecco, io spero che il piccolo contributo che possiamo aver dato con questa piccola cosa davanti al dolore che sta gente ha provato sia quello di inaugurare quei cambiamenti che una cultura diversa può veramente realizzare. Invece nel prossimo servizio andiamo a Loreto, a Prutino, per conoscere il progetto No Man's Land. Oggi siamo a Contrada Rotacesca, a Loreto Prutino, con Carolina e Barbara di NOW per presentare il progetto No Man's Land. Di che si tratta? No Man's Land è un progetto
che è stato realizzato appositamente per il luogo da Iona Friedman e Jean-Baptiste de Cavel. Questo è un terreno che era privato un tempo, era di Mario Pieroni, ed è stato donato a tutti, perché No Man's Land è la terra di nessuno ma appartiene a tutti. Quindi noi quest'inverno abbiamo lavorato con Now New Operation Wave alla realizzazione di questo intervento. Queste forme le troviamo nelle pietre che si trovano ai nostri piedi. E ci vuoi spiegare più o meno che cos'è questa installazione? Allora, praticamente questo è un arazzo di pietre di fiume che sono state prese comunque sempre nel territorio e rappresentano un disegno iniziale che ha dato Iona Friedman praticamente. Questo disegno è stato ricomposto da Jean-Baptiste Cavel quando è venuto qua e rappresenta in qualche modo un inizio per il luogo, quindi sono queste figure fiabesche, fantastiche, lui parla sempre di fairy infatti, che ci danno questo dizionario, che poi effettivamente sono i simboli che trovi all'interno di tutti gli alberi. Iona Friedman è un architetto sì, molto famoso per diciamo, delle utopie realizzabili che ha progettato, e uno dei suoi concetti chiave che ci piace molto è il museo senza pareti, è formare delle strutture, creare forme e non edifici, perché il mondo è già troppo costruito e ora il suo pensiero sembra più contemporaneo che mai. E ora apriamo la pagina dello sport. Dopo la chiusura del calciomercato in Casa Biancazzurra, la società resta vigile guardando la lista degli svincolati. Osservati speciali l'attaccante Berghessio e il difensore, un ex peraltro, Diakité. Intanto, in vista della sosta del torneo, la squadra usufruirà di 2 giorni di riposo. La sessione estiva di calciomercato si è chiusa mercoledì scorso, ma il capitolo rinforzi per il Pescara non è chiuso in maniera definitiva. Per gli svincolati c'è l'opportunità di firmare anche al di fuori della parentesi di luglio e agosto, e proprio quel fronte il Pescara continua a sondare. Così per l'attacco non è tramontata l'ipotesi Gonzalo Berghessio. L'attaccante argentino non ha trovato l'accordo col Palermo e resta appetibile per il Delfino. Tuttavia l'ingaggio percepito con la ex squadra, l'Atlas Guadalajara, si aggira sul 1,5 milioni di euro. Anche se Berghessio dovesse abbattere molte delle sue pretese, non sarebbe facile portarlo in riva all'Adriatico. Resterebbe una discreta distanza tra domanda e offerta. Sul fronte della difesa il giocatore monitorato è Mobido Diakité. Il giocatore francese ha già indossato, giovanissimo, il biancazzurro, debuttando in Serie B nel 2006, prima di essere ceduto alla Lazio, dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, prima di una serie di cambi di squadra. Solo lo scorso anno, prima parte a Frosinone, seconda parte con la Sampdoria. Si lavora per trovare un accordo per questa stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Intanto la squadra oggi e domani sarà a riposo. Il tecnico Oddo ha approfittato della sosta per dare respiro alla rosa, anche se saranno giorni intensi per i nazionali. Gomber con la Slovacchia, Memusciai e Marai con l'Albania, tutti impegnati nelle qualificazioni al mondiale. Verre e Vitturini rispettivamente in Under 21 e Under 20. La settimana si è chiusa con la buona notizia per Oddo del rientro in gruppo di Michele Fornasier. Le buone indicazioni date da Aquilani e buyback nel test contro il San Nicolò fanno sì che per il posticipo serale di domenica 11 contro l'Inter, Oddo potrebbe avere quasi l'intera rosa a disposizione. Match di blasone che potrebbe giocarsi davanti ad una cornice di pubblico da tutto esaurito. Saranno in vendita da lunedì mattina i tagliandi della partita presso il circuito Ticket One o negli store ufficiali di via Regina Margherita o al centro Porto Allegro di Montesilvano. E per la Lega Pro nel pomeriggio alle 16.30 il Teramo giocherà la sua prima casalinga stagionale, seconda giornata di campionato. A Teramo arriva il Bassano dell'allenatore pescarese Luca D'Angelo. Partirà dalla panchina l'ultimo arrivato in casa Teramo, ovvero l'attaccante brasiliano Jefferson, prelevato dal Latina. Ascoltiamolo. Beh, parlato che con me quando sono arrivato e... c'è una grande voglia di fare bene come io voglio, come anch'io, scusa. E ho trovato una squadra che ha voglia, poi ha voglia anche di riscatto, perché ho visto un po' che la prima partita è andata male e sicuramente è quello che voglio in quest'anno. E voglio fare bene, voglio una squadra che vuole fare bene e quindi penso che l'ambiente è giusto. Ma di mister cosa ti ha chiesto? Beh, il mister vuole che, diciamo, per una prima punta adesso, perché praticamente possiamo, può essere che domani cambia un po',
e vuole praticamente attacco alla porta, quindi per me è meglio ancora. Però tutti i ritiri ho fatto lavoro diverso, praticamente tutto al contrario, però per me è meglio. So che non sto fisicamente 100%, ma se scenderò in campo cercherò di dare tutto, tutto quello che ho nelle gambe, e cercherò di dare tutto. Purtroppo sono stato 20 giorni fermo, e, sì, fermo completamente, sono rientrato settimana scorsa. Quindi, vabbè, il lavoro lungo l'ho fatto tutto, però i lavori stretti sono quello che fa più fatica. E mi manca, quindi ci vuole un po', sicuramente le partite, allenamenti, cominci a ritrovarti, quindi non penso che ci vorrà tanto. Parte domani il campionato di Serie D, le sei squadre abruzzesi sono suddivise in due gironi. Nel girone G l'Avezzano parte in trasferta sul campo dell'Alto Tevere San Sepolcro, invece per l'Aquila debutto casalingo contro il Monterosi, si giocherà nel nuovo impianto dell'Acqua Santa, uno dei capisaldi del tecnico Massimo Morgia che andiamo ad ascoltare. Every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at diceva un calcio che deve rinascere dalla strada? Sì, deve rinascere dalla strada, si intende deve rinascere nella passione dei ragazzini, deve rinascere purtroppo in oratori che non ci sono più, ma deve rinascere nei cuori di chi si riappresta a questo sport non sognando chissà cosa, non sognando soldi, palcoscenici, ma sognando quello che sognavo io da ragazzino, di divertirmi, perché il gioco del calcio deve essere divertimento per chi lo fa e per chi lo va a vedere. Con quale spirito affronta l'inizio di campionato? Ma con lo spirito giusto, sono venuto qua rinunciando anche a categorie superiori, proprio perché mi hanno convinto le persone, proprio perché mi ha convinto l'apertura di questo stadio senza barriere, e credo che in queste categorie, levato quello della Juve, credo un altro paio, non ce ne siano, e quindi provare l'ebbrezza e il piacere di giocare in uno stadio senza queste reti divisorie dovevo cogliere al volo. E invece nel girone F ci sono quattro squadre, due di queste si affronteranno domani all'Aragona di Vasto, la Vastese ospiterà il Chieti che è partito molto tardi con la preparazione. Il Pineto neopromosso ospiterà allo stadio Mariani Pavone il Campobasso, mentre il San Nicolò al Bonolis riceverà la Fermana. Sarà questa una delle partite di cartello della prima giornata. Ascoltiamo le parole del presidente del San Nicolò, Salvatore Di Giovanni. Sì, domenica inizia il campionato, sarà un campionato difficile sicuramente, con la prima partita la Fermana, che pare che sia una di quelle accreditate per vincere il campionato. Comunque noi abbiamo allestito sicuramente una buona squadra, cioè ce la giocheremo a viso aperto con tutti, cercheremo di fare bene come è il nostro costume, ormai da anni che facciamo, cerchiamo di fare bene e cerchiamo di migliorarci ancora. Noi sappiamo di aver allestito, ripeto, sappiamo di aver allestito una buona squadra, ce la giocheremo sicuramente con tutti, vogliamo migliorarci, quindi se vogliamo migliorarci significa che vogliamo fare bene. L'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff, ci siamo stati praticamente per tutto il campionato tranne l'ultimo mese poi dove abbiamo avuto un cedimento. Se vogliamo fare meglio, vogliamo migliorarci, significa che almeno puntiamo a fare i playoff. E ora il calcio a 5, è iniziata la preparazione del Pescara calcio a 5, grandi ambizioni e tra i volti nuovi l'ex Cogianco Valtigno. Arriva dalla Cogianco Valtigno, altro nuovo acquisto del Pescara, pronti per questa nuova stagione con grandi ambizioni. Le tue personali in particolare quali sono? Primeramente c'è la Supercoppa, abbiamo un scontro diretto contro gli Etichi. È il primo obiettivo nostro, è alzare una coppa. La missione, penso che siamo tutti convinti che possiamo vincere questo campionato, come la coppa. Abbiamo una squadra per vincere, la missione nostra è sempre grande, è sempre più alta possibile. Pescara è una squadra vincente, quindi dobbiamo
fare questa salvazione alla società. Arrivi in una piazza, come dici tu, esigente, e in una squadra che ha un allenatore molto esigente. Sì, sì, ho lavorato un anno con Fulvio, a 2003-2014, a Luparense. Abbiamo pure vinto lo scudetto, quindi lo so come è il suo lavoro, lo so i suoi metodi, i suoi tipi di marcature, questa cosa. Quindi sappiamo tutti già come sarà quest'anno l'esigenza del lavoro. Potessi scegliere tra Supercoppa e Scudetto? Io voglio vincere tutte e due. Speriamo bene già prima Supercoppa, però il Scudetto è la manifestazione, non la manifestazione più bella, che per me la Coppa è la manifestazione più bella, però il Scudetto ti darà un'opportunità di giocare una UEFA, quindi sono tutti e tre campionati importanti. E ora il basket, parliamo di Proger Chieti, impegnata anche nella prossima stagione nel campionato di A2, prima amichevole, prima uscita per la squadra di Coach Galli contro l'Amatori Pescara, che invece parteciperà nuovamente al campionato di Serie B. Ascoltiamo le parole del DS della Proger, Brandi Marte. Io generalmente dalle prime uscite non è che mi aspetto molto, anzi non mi aspetto granché. Sono importanti perché si iniziano a mettere in campo, diciamo così, i dettami che gli allenatori danno durante la settimana, e poi sono utili per iniziare a giocare insieme, per iniziare a trovare la forma, la condizione. Ci sono state delle indicazioni positive, ci sono tanti aspetti, ovviamente, come giusto che sia, su cui continuare a lavorare e lavorare tanto. Tra i nuovi, quello che si è espresso al meglio, non lo so, forse Mortellaro, forse Golden, diciamo che hanno avuto una buona prestazione tutti e due. Davis si vede che è ancora un pochino indietro, Mattia Venucci deve ancora, diciamo così, ingranare totalmente, perché insomma è stato catapultato in un ambiente totalmente nuovo. Però, come dicevo anche prima, sono sia gli stranieri che gli italiani, sono tutti giocatori dovranno essere fondamentali per il nostro campionato, quindi è stato comunque un test positivo che ci ha fatto fare un passo in avanti. È tutto per questa prima edizione del TG6, la prossima alle ore 19 e poi l'ultima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon sabato.